Intelligenze è il titolo nazionale del Festival della Cultura Creativa 2019, organizzato dall'ABI in collaborazione con le banche dal 25 al 31 marzo. La BCC di Bucino e dei comuni cilentani ha partecipato anche quest'anno all'evento con ben 6 appuntamenti nelle scuole, coordinati dalla professoressa Ernesta De Masi e organizzati dall'Ufficio Politiche Sociali della Banca. I contributi didattici, oltre alla stessa De Masi, sono stati molteplici, dalla professoressa Maria Giuseppina Desso, del Dipartimento di Matematica Unisa, della professoressa Oriana Fiore, docente di Matematica e Fisica presso l'Istituto Imbriani di Avellino, dei professori Vincenzo Favale e Pietro Cerreta dell'Associazione Scienza Viva, Centro della Scienza di Calitri Avellino, della professoressa Maria Alfano, membro del Centro IBSE Campania dell'Associazione Italiana Insegnanti Scienze Naturali, di Adele De Santis, docente di Matematica e Fisica e segretaria dell'Associazione Italiana Fisici di Salerno, e Danilo Zola, ricercatore presso il Centro di Ricerca Enea di Casaccia, Roma. Le scuole coinvolte nel programma sono state la Scuola Media Gino Rossi Vairo di Agropoli, l'Istituto Comprensivo Statale di Bucino, l'Istituto Comprensivo Luigi Guercio di Castellabate, la Scuola Media di Moio della Civitella e l'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Altavilla Silentina. Molta soddisfazione perché ogni anno aggiungiamo qualcosa in questo percorso che vede i ragazzi soprattutto protagonisti. Questa volta abbiamo avuto il mondo scientifico che attraverso un discorso itinerante molto bello che ha toccato vari comuni del nostro territorio. Utilizzo spesso il termine sinergia, penso che una comunità, un territorio cresce quando ci sono delle sinergie giuste tra i vari interlocutori. Quando non si ragiona in solitudine ma si ragiona in un discorso di squadre, quando l'io diventa noi. Quest'anno è stato più accattivante l'invito perché in realtà dava la possibilità ai nostri studenti di approcciarsi a quelle che sono le discipline cosiddette STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. In realtà anche il MIUR sta facendo diverse iniziative, sta proponendo alle scuole per far sì che queste discipline vengano più diffuse e vengano seguite da tutti gli studenti, e quindi io ringrazio la BCC che ci ha dato questa opportunità, il responsabile, il signor Pico, che anche quest'anno si è ricordato di noi. Quest'anno la proposta di questo Festival della Cultura Creativa è stata particolarmente significativa e accattivante perché c'è un momento di studio e un momento di confronto con gli esperti del settore attraverso appunto la sperimentazione. Il tema Il meraviglioso mondo della luce ha un po' scatenato la fantasia dei più piccoli e dei più grandi che sapientemente guidati dai loro docenti hanno realizzato una serie di opere interpretando appunto quella che è l'espressione della luce attraverso il colore, attraverso le emozioni.